Ciao a tutti, oggi apriamo questo grosso pacco, è la notte tra il 24 e il 25 settembre 2019. Faccio questo video il giorno dopo del video precedente su un altro pacco che mi è arrivato sempre nello stesso ordine, che era arrivata la rilegatrice. Qui dovrebbero esserci degli oggetti che avevo in parte già preannunciato, però non so se quel video sarà pubblicato prima o dopo, quindi sorpresa. E comunque l'ordine non è completato perché ce ne sono alcuni che dovrebbero arrivare da, non so, dalla Cina forse, perché ci mette sempre più tempo, sono spedizioni non dipendenti direttamente da Amazon. Ho visto, tra l'altro, che a Laoshan c'è una specie di armadietto blindato color arancione che ha un nome particolare che ora non mi sovviene, e che però è di Amazon. In pratica dice che si può fare l'ordine in rete, normale, invece che ti arriva a casa te lo mettono lì. Credo che poi con un codice si possa andare lì a ritirarlo. Non so quanto sia pratica la cosa, ma come per tutte le cose nuove forse deve solo prendere un po' piede, magari diventerà pratica. Allora, vediamo un po' come è strutturato questo pacco. C'è una grossa scatola, innanzitutto, che è il pezzo principale dell'ordine. Ma vediamo anche una serie di libri. E ce ne sono ben tre. Questo di Brian Greene, La realtà nascosta. E Brian Greene è, credo, il massimo esponente della teoria delle stringhe. Io sono sempre stato un appassionato di testi, oltre che della storia, di scienza, di fisica, di follettiva. Naturalmente non ho le basi matematiche per la fisica teorica come si potrebbe fare in un ambito accademico, professionale, professionistico, però mi piace perché pur non riuscendo ad entrare nei dettagli delle equazioni, naturalmente riesco a comprendere le conseguenze della realtà sottesa a quelle equazioni stesse, che alla fine dei conti non è che siano quelle la realtà, quelle sono una rappresentazione ideale e mai completamente aderente, perché anche una teoria, ad esempio la relatività generale, che ha avuto in questi 100 anni prove di conferma di ogni tipo, anche di precisioni veramente strabilianti, eppure è una descrizione della realtà che ha dei limiti. E non mi riferisco qui solo al discorso che non ci riesce a descrivere la gravità quantistica, cosa che invece la teoria delle stringhe prova a fare. Era molto tempo che non compravo più un libro di carattere scientifico, di divulgazione scientifica, una volta li compravo molto di più. Questo è del 2017, quindi parecchio recenti, parecchio recente voglio dire. Non l'ho comprati più, vabbè, parte per motivi economici, è chiaro, ma anche perché alla fine tendevano più o meno a ripetersi. E ad un certo punto leggere sempre le stesse cose, poi se leggevi alcuni testi un po' troppo specifici, ne ho uno di una scienziata, un fisico donna, della Randall, che si chiama Passaggi Curvi, ma è un libro molto complicato, che sono sincero, non sono riuscito a finire e a leggere nel suo complesso, nonostante che ce l'abbia più di 10 anni ormai. Perché un libro deve anche saperti prendere, o è un libro di testo
per un esame, per un concorso, per quello che è, per lavoro, devi imparare per forza, ti devi mettere lì, volente o nolente, ti piaccia o meno, oppure se sono libri per edificanti, per piacere, ecco, allora se non ti piace o se non lo riesci a comprendere, magari è un limite poi anche mio, anzi sicuramente appieno non lo apprezzi del tutto, quindi essendo passati anni dall'ultimo libro di questo tipo che ho preso, l'ultimo credo che sia stato di Lawrence Krauss, l'autore della fisica di Star Trek, fisica di Star Trek del 95 addirittura, quindi vecchiotto, L'universo dal nulla, che è un libro del 2012 che mi sembra in Italia sia arrivato nel 2013-2014. Krauss ha il dono di essere un bravo scrittore, il suo libro migliore secondo me non è la fisica di Star Trek, ma Il mondo in un atomo, che è un bellissimo libro che ho letto e riletto e parla veramente, ti accompagna per mano rappresentandoti dalla storia di un atomo, come è nato e che fine potrebbe fare e come è vissuto, potremmo dire che è quello il bello. Ed è un ottimo scrittore. Brian Greene, non so come sia come scrittore perché non ho suoi libri, però è un grande divulgatore scientifico nei documentari. Ha fatto tantissimi documentari ed è bravo come divulgatore, quindi suppongo che abbia questo dono anche nella scrittura, che poi bisogna vedere effettivamente autori che vendono parecchio, perlomeno in questo tipo di settore, quanto scrivano loro e quanto invece abbiano il cosiddetto scrittore fantasma, il ghost writer dietro le spalle. Però questi sono comunque argomenti molto specifici che insomma un scrittore fantasma non necessariamente ha le basi per poter scrivere un libro di questo genere qui. E a mio parere quindi c'è molto dell'autore vero, a meno che non gli scrivano gli studenti, cosa che non mi sento di escludere anche questo. Poi andiamo avanti. Allora, avevo detto tre libri, no, in realtà sono due. Questo mi sembrava un libro perché era messo così di piatto, guardate se non sembra un libro, un libricino. In realtà invece è una porta, un hub USB 3.0 che può essere attaccato eventualmente per il massimo della capacità di trasferimento dati a 3.0 solo a quelle porte dedicate. Sappiamo che in molti PC ancora ci sono alcune porte a 3.0 e altre meno veloci a 2.0. Questo è uno di quegli adattatori, appunto oggi si dice hub, che sdoppiano, in questo caso quadruplicano la porta, le porte da una, che insomma la usi come attacco, a 4. Apriamo un attimo. Una custodia in materiale spugnoso, quindi apposta per antiurto. È fatto molto bene l'imballo, devo dire. Il prezzo 8,99 euro, se ricordo bene, sagomato perfettamente. Ecco, ci sono dei pulsanti che le attivano praticamente queste porte o disattivano. Ne ho già una di questi
di questi UAB, chiamateli come volete, di questi sdoppiatori della Select Line presa dall'Auchan, mi sembra 7,99 euro, che è forma di stella, quindi ha diversi attacchi, 5 attacchi più di questo, ma sicuramente sono 2.0 e poi non è che funzioni benissimo, insomma qualche porta ha dei problemi oggettivamente. Ad esempio avevo il mouse che ogni volta che schiacciavo il pulsante destro, quello, non quello che clicchi per entrare ad esempio in un sito se clicchi su un collegamento, ma quello che clicchi sulla destra ti appare il menu a tendina e hai una serie di opzioni di scelta. Ecco, facendo così però io pensavo che era danneggiato il mouse, cliccando con, io volevo il menu a tendina, cliccando con il tasto destro, e invece sì, mi dava il menu a tendina, ma contemporaneamente mi, come se cliccassi con quello sinistro, quindi entrava dentro, non so, facendo l'esempio di un sito. E, il problema era appunto in un sdoppiatore, non questo, ma quell'altro che ho, perché poi invece l'ho staccato da lì, l'ho attaccato in una porta normale, ha funzionato correttamente. Ah, il libro, non ho detto il prezzo, comunque metterò tutti i collegamenti come sempre sotto nelle informazioni. Questo 11,99 euro, prezzo di partenza 14 euro. Poi questo sì, un bel libro, Il vigile urbano, agenti ufficiali della polizia locale, municipale e provinciale, classico libro da concorso della Simone, l'ho pagato, allora questo costa 40 euro con lo sconto, una trentacinquina di euro, del 2019, quindi recente. Io ne avevo uno, Il vigile urbano, che poi l'ho venduto addirittura, ma vecchissimo, tipo prima del 2010, oggi sarebbe inutilizzabile, perché questi fanno presto a diventare vetusti. Un anno va bene, 2 anni già cominciano ad esserci delle norme importanti che in un testo per concorsi poi non trovi, però diciamo 2 anni proprio il limite massimo, 3 anni sì, puoi farlo perché ci sono delle cose generali che sono sempre valide, anche con un libro di 20 anni, beh 20 anni fa no, neanche quello, perché poi è cambiata anche la Costituzione, in parte è arrivato il TUEL, cioè il testo unico degli enti locali nel 2000, e quindi quando cominciano a passare più di 10 anni cominciano a variare pesantemente anche i principi fondamentali, però diciamo che dopo 1 o 2 anni va bene, più o meno va bene, dopo i 3 anni fino a 5 o 6 puoi usarlo a tuo rischio e pericolo, perché sai che tante cose o non ci sono o le vedrai modificate e quindi puoi sbagliare, e sapendo così ti passa anche la voglia di studiare, perché dici cosa mi studio a fare magari a memoria alcune cose che poi addirittura mi inducono in errore. Oltre i 5-6 anni buttatelo via o usatelo come soprammobile, o se avete il caminetto come fonte di calore, perché veramente non vi serve più a nulla. E sto facendo diversi concorsi e tra gli altri vorrei provare anche i concorsi locali per vigile urbano. Mi sembra un testo scritto con chiarezza, la carta è molto bianca e non è una cosa secondaria, secondo me, il contrasto per agevolare la lettura, sono più di 1000 pagine, 1200 pagine considerando gli indici, e chiaramente ci si concentra
ci sono ancora anche degli esempi di atti, delle esercitazioni verbali di sequestro. Questa cos'è? Una determinazione, una comunicazione al questore. È difficile, però bisogna provare. E questo è purtroppo a un costo. Poi passiamo al pezzo forte, che è anche pesante, tant'è che il papo esterno ha il bollino con scritto heavy, e cioè pesante per l'appunto. Eccolo qui. Testa di in giù, modello Samsung, però è made in Cina. La Samsung sapete che è una marca, una industria di apparati elettronici della Corea del Sud, però si vede che anche loro delocalizzano in Cina, che non è tanto lontano. Una stampante laser. E qui mi viene un attimo da pensare, allora, questa è la Express M2026, una delle più diffuse. Mi viene da pensare al grande balzo in avanti, come lo chiamava Mao, che però è stato fatto veramente stavolta, il grande balzo in avanti negli anni 50, pochi anni dopo la presa del potere, il Partito Comunista Cinese riuscì a compiere un procedimento amministrativo, chiamiamolo così, complicato come un censimento, perché fare un censimento, signori miei, è una cosa davvero complicata, a maggior ragione in una nazione enorme come la Cina, che ha più di 9 milioni di chilometri quadrati di territorio, di cui una parte anche consistente, diciamo, semidesertica o montuosa o pochissimo popolata, quindi con villaggi e abitazioni sparse su territori amplissimi, oltretutto una popolazione anche quella volta enorme, perché era risultato più di 550 milioni di abitanti. Ora naturalmente sapete, più che raddoppiata. Sarebbe aumentata molto di più se non si fossero applicate regolamentazioni ferree sulla natalità. Eppure il Partito Comunista, che pure era uscito da una guerra civile devastante, dalla Seconda Guerra Mondiale contro il Giappone, la Manciuria era una delle parti più progredite della Cina, era stata occupata, era stato fondato l'impero fantoccio della Manciuria. Riprendere possesso di territori non è una cosa semplice dal punto di vista amministrativo, sto dicendo. E loro hanno dato prova di riuscire. Dopo questa prova, dovevano, modernizzare il loro paese, la loro nazione. In primo luogo era necessario fare sì che la nazione non dipendesse almeno per le risorse alimentari dall'estero, quindi fu dato incremento all'agricoltura. C'era una dei peggiori flagelli che colpì la Cina in ogni tempo, fino a tempi molto recenti, era la carestia, la fame. E la fame porta anche poi malattie, epidemie. E il Partito Comunista, con provvedimenti draconiani, riuscì a debellarlo, non si può negarlo. La fase successiva, poco dopo, era quella di incrementare l'industrializzazione, e la chiamò Mao, insomma, il suo entourage, per lui, il grande balzo in avanti. Questo grande balzo in avanti si concretizzava con una serie di, da una parte, grandi impianti industriali, ma molto limitati di numero, anche perché costavano un sacco di soldi, non c'erano i tecnici, si chiamavano i russi, però
sia per costruirli, sia per fare i tecnici, almeno per i primi tempi, per istruire i cinesi. Ma erano poche. Il grosso di questo balzo, secondo Mao, secondo i dirigenti comunisti, era la mini produzione, la produzione diffusa. Mi fa un po' ridere a pensare oggi ad alcuni dei nostri politicanti che parla sempre di cose diffuse, la mini produzione di energia elettrica, la diffusione degli immigrati, la microimpresa, che per carità, la microimpresa è una cosa ottima perché sviluppa anche la classe media. Il problema però è che la microimpresa, se tu hai solo, non basta per una grande nazione. Una grande nazione ha bisogno di una classe media che non siano solo professionisti, e anche microimprenditori. Chi sono i microimprenditori? Tabaccaio, per dirne una, quello che ha la bottega di vestiti o di alimenti. Quello che ha la ditta unipersonale o familiare, l'idraulico che lavora in proprio, no? La microimpresa, fino alla piccola impresa, che è quella che ha sotto i 15 dipendenti, che non è che si scosta molto, ma oltre i 15 dipendenti, o 5 dipendenti che siano, comunque devi dargli una strutturazione. Devi avere anche degli strumenti di produzione che possono essere anche molto costosi. Ecco, secondo Mao, le comuni, come si dovevano organizzare, fino alle famiglie, cioè il nucleo familiare, poi i singoli, che dovevano mettere tutto in comune. Le comuni erano comunità agricole sostanzialmente, ma non solo agricole, anche autoproduttive. Spettava loro il tessile, e la cosa più caratteristica di quel periodo furono dei mini altiforni fatti in casa con cui si voleva produrre acciaio. L'acciaio prodotto in questi mini altiforni di produzione microdiffusa era inutilizzabile, era pessimo di qualità, non ci si poteva fare nessun tipo di utilizzo moderno. Quindi cambiava ben poco. L'acciaio delle grandi industrie che si andavano pur costruendo grazie ai russi, si usava quello e il resto, se ne serviva, si doveva importare. Quindi è un'operazione totalmente sballata e che verosimilmente ha rallentato di molti anni lo sviluppo cinese. Buon per noi in un certo senso, però c'è la misura della follia che può invadere anche chi ci governa, che non è detto che faccia le cose per il meglio, anzi, spesso prendono grosse cantonate e poi le conseguenze non le pagano loro, ma le pagano i cittadini che subiscono le loro politiche pubbliche folli, come quelle sull'ambiente, tanto per dirne uno, che però probabilmente porterà ad una contrazione ulteriore della produzione industriale in Occidente. Ma non è adesso questo il caso. Però volevo farvi notare che da quei mini altiforni fatti con l'argilla e plasmati a mano, alti pochi metri, che producevano acciaio, vogliamo chiamarlo in realtà ferraccio appena carbonato, schifoso, inutilizzabile, si è passata ad alta tecnologia con addirittura una stampante laser vendibile al pubblico, anche occidentale, a prezzi assolutamente irrisori. Questa io l'ho pagata a 44 euro. La stampante laser fino agli anni 90 erano dei bestioni riservati a imprese o comunque un utilizzo professionale, che costavano milioni di lire. Certo, è solamente in bianco e nero, ma per il mio utilizzo, che io stampo solamente dei testi, è più che sufficiente. Anzi, direi che è l'ideale se mantiene le promesse.
acquistata perché mi hanno consigliato anche sul canale, dopo che avevo acquistato quella HP aggetto di inchiostro a colori, ma sostanzialmente inutili colori, per me perlomeno, a 35,90 c'è il video per chi lo vuole andare a vedere. Sarebbe stato invece molto più conveniente per l'utilizzo che ne avrei fatto io una stampante laser. Quindi io ringrazio chi me l'ha consigliata perché sinceramente ero rimasto ai tempi in cui le stampanti laser non erano per i comuni mortali, per i comuni consumatori. E chiudo sulla Cina il discorso. Se possono intanto. Sapete, producono tantissimi materiali di ogni genere e li esportano. Ma se riescono ad esportare un prodotto ad altissima tecnologia, come una stampante laser, per non dire il computer o altro, pensate voi le forze armate cinesi, i loro servizi segreti, insomma, tutti quegli enti che contano. Che tipo di tecnologie possono disporre il loro governo, quindi. Ora non sto incensando la Cina, perché è ben noto che la tecnologia cinese sia ancora inferiore a quella americana, però i passi in avanti sono stati tanti. Della Cina adesso il risultato maggiore, possiamo dire che è quello di aver spostato la produzione industriale entro i propri confini. E non è solo una questione tecnologica, perché in guerra, e alla fine il cosiddetto bilanciamento dei poteri, della forza, della potenza, si fa su quello che uno potrebbe fare o meno in guerra, la deterrenza. Non ci sono solo le armi atomiche o quelle chimiche, batteriologiche, che sono le armi di deterrenza per eccellenza, ma anche la potenza industriale. Se tu hai una potenza industriale che ti garantisce, una volta si diceva che gli eserciti marciavano sulle pance dei propri soldati, no? Una cosa del genere. Per dire, se hai un esercito con la pancia piena, quello ti marcia e ti vince. Se è un esercito con la pancia vuota, può anche essere più numeroso, ma avrà delle grosse difficoltà. Gli eserciti moderni non hanno solamente bisogno di essere nutriti, ma anche quello. Pensate alla produzione di scatolame, di cibo, le razioni K da noi si chiamano, no? Scatolame a lunga conservazione o anche una capacità agroalimentare, industriale, bevande, sali minerali, vitamine, anche quello che puoi dare alla popolazione, perché anche la popolazione è importante, dalla popolazione recluti soldati, ma la popolazione non combattente svolge tutte quelle attività di produzione, di costruzione, di trasporto, di logistica che servono, sono indispensabili. Anche una banale stampante, per assurdo che possa sembrare, serve per stampare ordini e quindi per trasmetterli, serve anche per quello. Non ci sono solo i carri armati, i missili, i proiettili. I fucili, i mitragliatori di vario tipo o i jet, ma anche uniformi comode, calde d'inverno, fresche d'estate, scarponi comodi che non ti sfascino i piedi, che ti consentano di camminare, marciare per ore e ore, per decine di chilometri, se necessario di correre, che non siano troppo calde d'inverno e che ti congelino i piedi d'estate. Chiedo scusa, che non siano troppo calde d'estate e che ti congelino i piedi d'inverno. E questo solo per dire il vestiario.
Quando si parla allora di una nazione, di una riconversione bellica di tutte le industrie nazionali, si parla proprio di questo. Non puoi fare la guerra, e voi direte, ma la guerra non la devi fare, quindi ho capito, non la devi fare. Purtroppo però ci sono dei momenti nella storia in cui è necessario farla. E non perché i potenti vogliono guadagnare di più, vogliono metterla nel sacco, già ce la mettono nel sacco senza guerra, non vi preoccupate, ai popoli, ce la stanno mettendo tranquillamente nel sacco senza guerra, e noi contenti proprio perché non ci sono le guerre. Uno dei leitmotiv, anzi leitmotiv, per pronunciare correttamente, è proprio quello. L'Unione Europea ha fatto sì che ci fossero 70 anni di pace, quando sanno benissimo tutti, chi non è completamente tarato, che la pace è dovuta al fatto che ci sono armi nucleari, armi di distruzione di massa come deterrente, e non certo l'organizzazione politica dell'Unione Europea o di altre fantomatiche unioni in giro per il mondo. Ecco, questo volevo fare solo una parentesi, perché come sapete quando faccio le aperture pacco mi piace inserire anche degli argomenti aspecifici, cioè degli argomenti che sono solo, almeno apparentemente, alla lontana rispetto all'apertura pacco. D'altronde a me non mi pagano i vari venditori o produttori di merci, quindi non sono tenuto a parlare esclusivamente delle caratteristiche di un prodotto, anche perché ancora lo vedete, lo devo aprire. Come faccio io a dare una opinione fondata, immotivata e ragionata su qualcosa che non ho usato, su qualcosa che sto aprendo in questo momento? Io ve lo apro, ve lo mostro, vi posso dire, guardate, questo ha più o meno queste caratteristiche qui, spero che le mantengano, perché se le mantiene a me serve così. Quindi se siete interessati, anche voi avete lo stesso tipo di esigenze, ve le consiglio, ma non posso dire, guardate, è perfetto. Perché se non l'ho approvato, non stiamo parlando di un libro che comunque va letto, prima di dare anche lì, va letto. Stiamo parlando di un macchinario che potrebbe avere dei problemi. Spero di no, naturalmente.